All'alba la Commissione Bilancio della Camera dà il via libera al testo della legge di bilancio che arriverà in aula nelle prossime ore. Un risultato per la maggioranza che scongiura così l'esercizio provvisorio. Quindi mi sembra che sia ampiamente soddisfacente con un rispetto dei parametri a livello economico internazionale da una parte e dall'altra con una risposta a quella che è la vera priorità, cioè famiglie e imprese che hanno difficoltà sul terreno del pagamento delle bollette e del costo dell'energia. Bisognava scongiurare l'esercizio provvisorio. Il centrodestra ha dimostrato di essere compatto, comunque di avere un'idea sulla manovra approvata in queste ore, nottata nella Commissione Bilancio, e quindi siamo pronti ad andare in aula. Nel tira e molla degli emendamenti passa la norma salva sport che spalma i debiti delle società sportive di Serie A. Viene rimodulata la 18App, arrivano due nuovi bonus basati sul reddito e sul merito. Cancellata la norma sul POS e la stretta ulteriore ancora sul reddito di cittadinanza. L'offerta di lavoro rifiutata non dovrà più essere congrua per perdere il beneficio. C'è un accanimento incredibile da parte di questa maggioranza di destra che vede nella povertà un problema invece non in un problema a cui deve essere data una soluzione. E questo francamente è incredibile, inaccettabile. Ma ricordo a Conte che deve smetterla di fomentare il disagio sociale. È pericoloso ed è pericolosissimo. Nessuno vuole la povertà. C'è solo un modo diverso. Per noi moderati la povertà la si combatte con lavoro e la dignità è il lavoro, non l'elemosina di un assistenzialismo. A trovare spazio nella legge di bilancio sono poi i fondi per il Sud. Sono stati recuperati degli emendamenti del Partito Democratico sulle ZES, sono stati recuperati sugli investimenti al Sud, anche sulla quota premiale del Servizio Sanitario Nazionale. Noi l'abbiamo offerti a tutti, per cui sono a firma di tutti i gruppi, perché sono temi sui quali non possiamo dividerci.